Ok. Allora, prendiamo una matrice, stavolta la faccio, siccome voglio arrivare a un certo obiettivo in un tempo ragionevole, la matrice per adesso la prendo 2x2, poi la facciamo anche con la matrice del 3x3. La mettiamo 1, 2, 1, 3. Ok? Allora, voi sapete che il determinante di questa matrice fa 1, 3 meno 2 fa 1. Allora, se lo voglio vedere con il metodo del pivot, devo fare 1, 2, questa meno questa fa 0, 1. Quindi, come vedete, io ho sommato la seconda riga l'opposto della prima e quindi ho ottenuto una matrice che ha lo stesso determinante, che è triangolare. Però a questo punto io posso continuare, posso togliere da questa il doppio di questa. Quindi mi viene 1, 0, 0, che ovviamente ha lo stesso determinante di questa. Allora, questa operazione sembra apparentemente inutile, e lo è inutile, se siamo interessati solo al calcolo dei determinanti. Il calcolo dei determinanti qua fa 1 e qua chiaramente rimane 1, però è inutile annullare quello che sta sopra la diagonale, tanto già lo sappiamo che il prodotto è il prodotto degli elementi sulla diagonale. Tra l'altro, quando vado ad annullare quello che sta sopra la diagonale, come devo partire? Devo partire non da in alto a sinistra ma da in basso a destra, cioè con questo ci annullo questo. Poi se era 3x3 con il secondo ci annullo quello che stava sopra. Con questo ci annullavo quel 2 di sopra, se era 3x3, poi con il secondo con la 2 e 2 ci annullavo quello che stava sopra e poi basta. Chiaro? Però chiaramente gli elementi sulla diagonale, cioè i pivot, non cambiano. Però andiamo a vedere che succede se io faccio le stesse operazioni mettendo di fianco la matrice identica. Allora, all'inizio cosa ho fatto? Ho fatto questa meno questa, e quindi 1, 2 rimane uguale, poi qua viene 0, 1. Chiaro? Allora, da questa parte che devo fare? Devo fare la stessa operazione che ho fatto qua. La prima riga rimane uguale e poi ho fatto la seconda meno la prima. Allora, la seconda meno la prima fa meno 1. Adesso 0, 1, 1, 0, come l'ho ottenuto? La seconda riga l'ho lasciata uguale, la prima ci ho tolto il doppio della seconda, quindi adesso la seconda riga la lascio uguale. Da questa devo togliere il doppio di questa. Il doppio di questa è meno 2, 2. Facciamo la differenza. 1 meno meno 2 fa 3. 0 meno 2 fa meno 2. Ho ottenuto questa matrice qua. Questa qui la chiamo P. Cioè, attenzione, qua c'avevo la matrice A, che era diventata prima e poi è diventata seconda. Però la seconda è I. Qua c'era la matrice I e poi è diventata B', poi è diventata B, e chi è questa B? Adesso prendete B, provate a moltiplicarla per A, facciamolo sia a sinistra che a destra. Quanto fa? 3 meno 2 fa
1, meno 2 più 2 fa 0, 3 meno 3 fa 0, meno 2 più 3 fa 1. Fai. Questa era A, se vi ricordate. Adesso proviamo a fare la, al contrario. 3 meno 2, meno 1, 1. 1, 2, 1, 3. Andiamo a vedere che succede. 3 meno 2 fa 1, 6 meno 6 fa 0, meno 1 più 1 fa 0, meno 2 più 3 fa 1. Ah, fai anche in questo caso. Quindi questa matrice, come la vogliamo chiamare? Chi è? In questo caso si chiama inverso. Non lo possiamo chiamare reciproco, perché reciproco lo chiamavamo, chiamavamo l'inverso rispetto alla moltiplicazione dei numeri reali, no? Diversi da zero. La chiamiamo A meno 1. A meno 1. La dobbiamo chiamare inverso perché è un'altra matrice. Reciproco implica che io sappia che significa fare la divisione. Quindi che cos'è? L'elemento immerso. Voi sapete che in un gruppo, l'ho detto all'inizio dell'anno, in un gruppo ogni elemento invertibile, perché qua stiamo parlando della moltiplicazione, questo, attenzione, scusate. Questo qua è un'algebra, che significa era un gruppo rispetto all'addizione. Però rispetto alla moltiplicazione non è un gruppo. Perché se fosse stato un, almeno, vabbè, la matrice nulla la dobbiamo togliere. Ok? Perché quello è lo zero dell'addizione. Ma se tutti gli elementi diversi dalla matrice nulla avessero l'inversa, allora sarebbe un corpo. Ma così non è. Qua non tutti gli elementi hanno l'inverso, però l'inverso, se esiste, è unico. Quindi cosa abbiamo fatto vedere qua? Che questa matrice ha l'inverso, perché questo prodotto fa i. Quando un prodotto di A per un'altra matrice fa i, è automatico che facendo il contrario sempre viene i. Cioè, in questo caso le due matrici commutano. Cioè A per A meno 1 fa I, A meno 1 però fa sempre I. Lo vedremo che è sempre così. Si può dimostrare in generale. Però in realtà non c'è bisogno, perché noi sappiamo che questo è l'elemento neutro. Quando sappiamo che questo per questo fa I, questo è l'elemento immerso e questo è invertibile. E quindi automaticamente l'altro, se faccio il prodotto al contrario, fa sempre I. Va bene fino a qui? Ok. Ora, secondo voi, quali sono le matrici invertibili quadrate? Da, quello che, da tutto quello che abbiamo detto, in realtà è evidente quali sono, quali siano le matrici invertibili. Quali sono le matrici invertibili? No, quella diversa da zero, no, perché questa matrice qua 1, 2, 2, 4 non è invertibile. Quelle che hanno determinante 0 non sono invertibili. E quelle che hanno determinante diverso da 0 sono invertibili. Se e solo se. Perché? Allora, guardate. Se una matrice c'ha l'immersa, prendo A, prendo la matrice immersa, il prodotto quanto deve fare? Deve fare I. Allora, se è vero quel teorema che poi dimostriamo di Binet, il determinante di A per il determinante della matrice immersa deve fare 1. E se uno di questi due numeri fa 0, il prodotto fa 0, non fa 1. Quindi
sicuramente dal teorema di Binet scenderà che per essere invertibile una matrice deve avere determinante diverso da zero. Se c'è determinante nullo non è invertibile. Ma perché da quello che abbiamo detto è evidente anche che se il determinante è diverso da zero la matrice è invertibile? Beh, guardate, determinante diverso da zero che significa in termini di metodo del PV? Significa che quando arrivo alla matrice triangolare tutti i pivot, abbiamo detto, sono diversi da zero, ma se sono diversi da zero ci posso annullare quelli sopra e quindi la posso far diventare diagonale. Una volta che l'ho fatta diventare diagonale, divido per gli elementi sulla diagonale e faccio diventare identica. Ma una volta che questa è diventata identica, vedremo che questa automaticamente è diventata inversa. Allora, quali sono, se la mia matrice ha determinante non nullo, col metodo del pivot io la posso far diventare diagonale, cambiando tutt'al più il segno del determinante. Ma nello stesso momento, se faccio le stesse operazioni che ho fatto sulla matrice A, le faccio sulla matrice identica, giusta apposta a destra, come A è diventata I, I è diventata A meno 1. Adesso lo facciamo con una matrice 3x3, così si capisce meglio. Allora, allora, prendiamo una matrice 3x3 che non abbia un determinante troppo complicato. Allora mettiamo 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3, vediamo un po', 1 per 1, meno 2 per 5, il determinante dovrebbe fare meno 9 se ho fatto bene così. Allora, di qua mettiamo la matrice identica, allora cominciamo con la prima colonna 1 0 2. Qua ci tolgo 2, 0, 4 e mi viene 0, 1, meno 4. Qua ci tolgo 1, 0, 2 e mi viene 0, 3, meno 1. Dall'altra parte fa la stessa cosa, 1, 0, 0, va bene. Poi dalla seconda cosa avevo tolto? Il doppio della prima. Allora, dalla seconda devo togliere il doppio della prima. Poi dalla terza devo togliere la prima, quindi devo fare meno 1, 0. Boh, che devo fare? Adesso da questa devo togliere il triplo di questa. Allora aspettate un attimo. Sì, il determinante faceva 11, no? Meno 9. Infatti, adesso, se da questo tolgo il triplo di questa, qua viene 1, 0, 2, 0, 1, meno 4, 0, 0, 11. Da quest'altra parte viene 1, 0, 0, meno 2, 1, 0. Da questa devo togliere il triplo di questa, quindi meno 6, 3, 0. Quindi 5, meno 3, 1. 1 meno meno 6 fa 5, 0 meno 3 fa meno 3, 1 meno 0. Adesso
devo annullare questi. Questo già è 0 per caso, è capitato che cioè, no, per caso, perché era 0 all'inizio. Allora, per annullare questi, cosa devo fare? Devo fare 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 11. Ma cosa ho fatto in realtà? Qua devo sommare i 4 undicesimi di questa, perché devo sommare 0, 0, 4 per togliere questo 4. Allora, i 4 undicesimi, vabbè, 5, 3, meno 5, meno 3, 1 rimane come sta. Allora, quello devo fare per 4 diviso 11, quindi sono 20 undicesimi. Meno 12 undicesimi, 4 undicesimi. Questi sono i 4 undicesimi della terza. Lo devo sommare alla seconda. Alla seconda, se moltiplico per 11, sono meno 22. 11, 0. Quanto fa? 1 undicesimo, meno 2, meno 1, 4. Meno 2, meno 1. Quindi qua mi viene un undicesimo, lo metto in evidenza, meno 2, meno 1, 4. Lo stesso discorso lo devo fare qua. Qua cosa devo fare? Devo togliere i due undicesimi della terza. I due undicesimi della terza, anzi, meno 2 undicesimi, è meno 10 più 6. Meno 2 più la prima, ma la prima è un undicesimo di 11, 0, 22, quando fai un undicesimi? Un undicesimo che moltiplica 1, 6, 20. Quindi qua mi viene un undicesimo di 1, 6, 20. Ora però lo scrivo qua sotto. Per far diventare questa la matrice identica, solo adesso dividete. Ah, questo è già 1, questo è già 1, questo è 11. Che devo fare? La prima riga lascio stare, la seconda riga lascio stare, la terza la divido per 11. Quindi qua mi diventa 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Quindi questa qua è diventata i. L'altra matrice cosa è diventato? Un undicesimo lo metto in evidenza, perché a questo punto quando divido per 11 la terza ce l'ho da tutte e tre le parti. E la matrice è diventata 1, 6, 20, meno 2, meno 1, 4, 5, meno 3, 1. Allora, il determinante di questa, secondo voi, quanto fa se ci tolgo l'11? Se ci tolgo l'11esimo, il determinante di... cioè se moltiplico a meno 1 per 11, il determinante di a meno 1 doveva fare un undicesimo. Però moltiplicando tutta la matrice per 11, siccome le righe sono 3, devo moltiplicare per 11 alla terza, per un undicesimo diventa 11 alla seconda. Cioè il determinante di questa, se controllo, deve fare 121. Allora, proviamo. Proviamo a fare qua il determinante di 1, 6, 20, meno 2, meno 1, 4, 5, meno 3, 1. Allora, qua viene 1 per meno 1, meno 12, meno 13. Qua viene meno 6 per meno 2, meno 20, meno 22 fa più 132. Poi qua ci avete 20 per 6 più 5. 6 più 5 è 11 più 220.
Allora, il secondo era meno 6 per meno 2 meno 22. E non torna. Abbiamo sbagliato. Allora, vediamo un po'. Per vedere dove abbiamo sbagliato, però non ci conviene tornare indietro e cancellare, cioè rifare. Ci conviene prendere questa e fare i prodotti con la matrice originale. La matrice originale era questa. Proviamo a fare i prodotti e vediamo dove possiamo avere sbagliato secondo voi, più sulle righe o più sulle colonne? Secondo me è più facile abbiamo sbagliato su una riga, perché se abbiamo sbagliato a fare le operazioni che abbiamo fatto sono operazioni di riga. Quindi mi conviene prendere questa matrice qua, (1, 6, 20, -2, -1, 4, 5, -3, 1). Facciamo il prodotto e vediamo dove non ci troviamo. Questa qua è sbagliata, questa riga. Perché? Allora, facciamo prima la terza riga per questa. Allora, 5 - 6 + 1 = 0. 0 - 3 + 3 = 0. 10 + 0 + 1 = 11. Che vuol dire? Quando moltiplico la terza riga per questa matrice mi trovo perfettamente, perché poi alla fine devo dividere per 11, perché l'undicesimo non ce l'ho messo. Quindi questa riga qua sta a posto. Andiamo a fare questa. -2 - 2 + 4 = 0. 0 - 1 + 12 = 11. -2 + 0 - 4 + 0 + 4 = 0. Quindi anche qua mi trovo, quindi anche questa sta a posto. Qua ho sbagliato, perché qua vedete che non viene 0, perché sono tutti segni positivi. Allora qua ho sbagliato perché io dovevo fare, quando ho fatto l'ultima somma, dovevo fare questo per 2 e cambiare di segno, quindi -10 + 6 - 2, e sommarlo alla prima, che in undicesimi allora questa in undicesimi era, allora vediamo se abbiamo fatto bene questa, però questa l'abbiamo fatta bene perché l'abbiamo usata per fare. Allora -10 + 6 - 2. Vediamo di trovare ah sì, perché io, scusate, ho fatto la somma con questa, la riga a cui l'ho sommata è questa qua, invece la dovevo sommare a questa riga qua, perché l'operazione stava a fare sulla matrice di destra. Quindi 1 undicesimo per 11 0 0, e mo stavolta fa 1 6 - 2, quindi praticamente è sbagliato solo questo. Adesso facciamo il prodotto. 1 + 12 = 13 - 2 = 11. 0 + 6 - 6 = 0. 2 + 0 - 2 = 0. Vedete che si trova. Quindi qua è meno 2. Adesso se proviamo a fare, quindi qua era giusto, adesso meno 2. Qua c'è -2 che moltiplica -6 -
meno 6 più 5 che fa meno 1 fa meno 2, quindi qua viene più 2, perché meno 2 per meno 1, meno 2 per meno 1 fa più 2. 132 meno 13 fa 119, 119 più 2 fa 102, quindi vedete che ok, quindi la matrice di partenza era questa. Adesso qua cancello le operazioni intermedie, non mi servono più. Chi era? Ah, era 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 1. Chi è a meno 1? Lo dettate voi? A meno 1 è 1 undicesimo di 1, 6, meno 2, meno 2, meno 1, 4, 5, meno 3. Ok? Questa è la matrice inversa. Se vogliamo fare un ulteriore controllo, facciamo 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 1, giusto perché siamo all'inizio, però questo controllo è superfluo in realtà. 1, 6, meno 2, meno 2, meno 1, 4, 5, meno 3, 1. Quanto deve venire secondo voi? Deve venire tutti i 0 tranne tutti 11 sulla diagonale. 11 perché poi devo dividere per 2. Allora, quindi proviamo a vedere. 1 più 0 più 10 fa 11, 6 più 0 meno 6 fa 0, meno 2 più 0 più 2 fa 0, 2 meno 2 più 0 fa 0, 12 meno 1 più 0 fa 11, meno 4 più 0 fa 0, 1 meno 6 più 5 fa 0, 6 meno 3 meno 3 fa 0, meno 2 più 12 più 1 fa 11. Come vedete? Funziona! Allora, è l'unico modo per fare la matrice inversa? Non è l'unico modo, si può fare in tanti altri modi diversi. Perché noi cosa possiamo fare? Se noi vogliamo, per esempio, trovare questi 1, 6 e meno 2, allora io cosa posso fare? Questi i, li chiamo x, y, z, la prima riga della matrice inversa. Allora faccio x, y, z. Allora posso scrivere x, posso fare il prodotto scalare, se questi sono x, y, z, posso fare x più 2y più z uguale 1. Poi posso fare y più 3z uguale 0. E poi posso fare 2x più z uguale 0. Adesso andiamo a risolvere. Per risolvere vediamo un po' che cosa posso eliminare. Eliminiamo la y da qua, togliamo il doppio di questa. Allora tolgo il doppio di questa, viene x meno 5z uguale 1, poi viene y più 3z uguale 0, cancelliamo qua intanto, perché 2 meno 2, 2y meno 2y se ne va, z meno 6z fa meno 5z, 1 meno 0 fa 1, e poi qua rimane 2x più z uguale 0. Adesso qua per trovare la x devo prendere questa, moltiplicarla per 5 e sommarla a questa, trovo 11x uguale 1, quindi x uguale 1 undicesimo. Poi z da qua sostituendo viene meno 2 undicesimi, e poi la y viene meno 3z, quindi la y viene 6 undicesimi. Quindi come vedete ho trovato la x e la z che sono 1 undicesimo, 6 undicesimi e 2 undicesimi. Ed è solo però la prima riga,
questo discorso lo devo ripetere per 3 volte se voglio trovare tutta la matrice in mezzo. Ok? Viceversa, col metodo del pivot la matrice immersa la trovo in un colpo solo, la matrice immersa la trovo tutta insieme, non solo la trovo tutta insieme, ma è finita comunque, e non solo la trovo tutta insieme, ma abbiamo anche visto una cosa, voglio dire, prima che ce ne andiamo, avevamo fatto un errore, no? Se però l'errore non l'hai fatto proprio all'inizio, cioè non hai inficiato tutti a catena le operazioni che venivano dopo, l'errore non è così grave, perché avrai rovinato soltanto alcuni elementi. Ok? Allora, quando tu vai a fare il prodotto della nuova matrice, che dovrebbe essere a meno 1 per A, e vedi dove non ti trovi e vai a correggere quegli elementi, capisci direttamente qual è la riga dove hai sbagliato e quegli elementi possono essere corretti facilmente. Infatti noi così abbiamo fatto, siamo tornati indietro, abbiamo corretto quel 20 che in realtà era meno 2. Chiaro? Ok, allora cerchiamo di fare un attimo un riepilogo. Beh, è chiaro che siamo stanchi, ce ne vogliamo andare, però facciamo un attimo un riepilogo. A cosa serve il metodo del pivot? Allora, noi abbiamo visto intanto il metodo del pivot per fare le cose seguenti: per alterare una matrice avendo il controllo sul determinante. Cioè, in generale, noi alteriamo la matrice, prendiamo la matrice a una riga, sommiamo un multiplo di un'altra riga, che succede? Che il determinante non cambia. Se scambiamo le righe di posto, il determinante al massimo cambia segno, ce lo segniamo. Un cambio di segno, un altro cambio di segno, alla fine ho fatto 7 cambi di segno, l'ultimo determinante sarà uguale all'opposto del primo. Se invece i numeri di cambi di segno sono pari, il determinante finale è uguale al determinante iniziale. Quindi, prima cosa, può servire a calcolare in maniera efficiente il determinante di una matrice, perché con un numero di operazioni dell'ordine di n cubo io posso arrivare a una matrice triangolare superiore, e questa matrice triangolare superiore ha il determinante che è il prodotto degli elementi sulla diagonale. Stop. Secondo, una volta fatto questo, se il determinante è diverso da 0, potrei proseguire per sfizio e annullare, anche senza cambiare il determinante, annullare tutto ciò che c'è al di sopra della diagonale principale. Ora, per un motivo che ancora non abbiamo ben compreso, perché io non l'ho spiegato bene, perché poi lo spieghiamo meglio la prossima volta, a teoria, se io faccio le stesse operazioni, di qua ci metto la matrice A e di qua ci metto la matrice identica, se alla fine di qua esco con la matrice identica, di qua esco con la matrice A meno 1. Devo fare in parallelo le stesse operazioni che faccio su A, le devo fare dall'altra parte, sulla matrice che è partita come I. Però come sono congegnate queste operazioni? Sono: prima arrivo alla matrice triangolare, poi arrivo alla matrice diagonale, sempre facendo soltanto operazioni del tipo scambio oppure addizione ad una riga di un multiplo di un'altra riga. Solo alla fine, quando a sinistra sono arrivato alla matrice diagonale, ogni riga la divido per l'elemento sulla diagonale, dall'altra parte pure ogni riga la divido per la stessa quantità. Quindi se qua arrivo a I e da quest'altra parte automaticamente arrivo alla matrice identica, alla matrice A-1. La matrice A-1 in questo caso era un undicesimo di questa qua, no? Questa qua è 11 per A-1. Ok? Allora, quali sono i segni che ho fatto bene, sto facendo bene, sto facendo male? Chiaramente, quando tu arrivi dall'altra parte A-1, ha in evidenza, ti deve venire da tutte le parti un undicesimo, perché il determinante faceva 11. Allora, prima cosa, quando si arriva alla matrice triangolare si può controllare il determinante in qualche altro modo e si verifica che il determinante è quello giusto. Seconda cosa, quando vado a fare A-1 mi deve venire al denominatore il determinante, perché il determinante di A-1 è 1 fratto il determinante di A, perché il determinante del prodotto deve fare 1.
ok? Terza cosa, se ci tolgo questo undicesimo, se prendo questa, deviato di questa, non è un undicesimo, ma è 121. Non è 1, ma è 121. Per quale motivo? Perché quello è 11 al cubo per un undicesimo. Il deviato da meno 1 è un undicesimo. Ok. Quindi il determinante di, se ci tolgo i denominatori, il determinante di quello che ottengo dall'altra parte non è diciamo il determinante di A, il reciproco del determinante di A, ma è il determinante di A elevato alla n-1. Infine, se ho sbagliato qualcosa c'è modo di controllare andando a fare il prodotto con A, a sinistra e a destra, e quindi è facilissimo identificare gli errori. Poi se proprio voglio controllare, sono estremamente, diciamo, le prime volte voglio capire anche se si può fare in maniera diversa, io posso andarmi a calcolare ogni riga della matrice immersa andando a impostare il relativo sistema nel prodotto righe per colonna. L'ultima cosa, quando è che si può fare la matrice immersa? Se e solo se il determinante della matrice A è diverso da 0. Perché? Se il determinante non è, se il determinante fa 0, l'immersa non ci può stare, perché A per A meno 1 deve fare I e il determinante di I deve fare 1, e per il teorema di Binet che dimostreremo nei prossimi giorni 0 non, diciamo, non può essere uguale a 1. Inoltre, se invece la matrice ha determinante diverso da 0, quando arrivo al metodo del pivot tutti i pivot sulla diagonale sono diversi da 0, quindi posso annullare tutto quello che c'è al di sopra anche della diagonale. La matrice da triangolare mi diventa diagonale, quando diventa diagonale divido per i pivot e mi diventa la matrice identica, e quindi dall'altra parte automaticamente mi esce la matrice immersa. Questo è importante perché questa qui è una dimostrazione del fatto che se la matrice ha determinante diverso da 0 si può fare la matrice. Naturalmente sarà una dimostrazione quando vi spiego perché funziona.